Buonasera a tutti, benvenuti a nostro, questo nostro terzo incontro della quarta serie, del quarto anno dei giovedì della consulta, che sono degli incontri sulla storia di Bologna, tenuti, e lo ringraziamo sempre per questa sua grande disponibilità, dal professor Roberto Corinaldesi, il nostro storico ed esperto di Bologna, appassionato di Bologna. Gli incontri sono organizzati dalla Consulta Fra Antiche Istituzioni Bolognesi, che è un organismo che è nato nel 2002 circa per riunire oggi 28 storiche associazioni, fra poco saremo 29. Queste istituzioni, queste associazioni, questi gruppi che operano a Bologna, la più antica, dal 1170, ininterrottamente nel campo sociale, sanitario, culturale, scolastico, eccetera, a tutela dei bolognesi e della città. E quindi dobbiamo ringraziare queste storiche istituzioni. Oggi ve ne voglio presentare alcune, vi prendo alcuni minuti per permettere a tutti di entrare, siete in tanti, quindi c'è sempre chi arriva un attimo in ritardo. Oggi presentiamo le più antiche, la più antica di tutte è proprio l'antichissima e nobilissima compagnia militare dei Lombardi in Bologna. Oggi si parlerà di templari, quindi si parlerà di guerrieri, di soldati e quindi l'origine della compagnia si fa risalire proprio al 1170 un gruppo di lombardi profughi a bologna a causa delle lotte fra i comuni padani e l'imperatore federico barbarossa e quindi era un gruppo che univa solidarietà, la solidarietà che proveniva da tutti questi che soggetti che venivano dalla lombardia così come era già successo per la compagnia dei toschi che raccoglieva a bologna gli oriundi toscani e ancora oggi esiste la compagnia dei lombardi nella storica sede di Santo Stefano della chiesa di Santo Stefano e si riunisce per la nomina del massaro degli ufficiali e per la distribuzione ai militi delle focacce delle candele e tante altre cose che potete trovare sul nostro sito poi abbiamo la compagnia dell'arte dei brentatori 1250 il comune di bologna c'è cioè un documento che dimostra la nascita di questa di questo gruppo di persone che si occupava del trasporto del vino nelle brente eh, coniche di legno portate a spalla e poi in caso di incendio si mettevano anche a disposizione della città per trasportare l'acqua e spegnere gli incendi poi abbiamo la cappella musicale arcivescovile di santa maria dei servi in bologna pensate 1346 Nasce all'interno della Basilica di Santa Maria dei Servi, è una cappella musicale, produce musicisti di grande valore e ancora adesso opera a Bologna. Poi abbiamo la fabbriceria di San Petronio, 1390, il comune di Bologna e il popolo decide di costruire da soli, in modo autonomo, questa basilica, che è la sesta chiesa più grande del mondo. All'interno c'è una fabbriceria che governa la basilica e ancora... Oggi opera dal 1390 fino ai giorni nostri. 1575 l'arciconfraternita dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi in Roma. Nasce proprio da Gregorio XIII che eh, riunisce i bolognesi che sono a Roma con lo scopo del, di questo sodalizio: è le opere di carità, l'ospitalità, l'assistenza ai pellegrini di Bologna e delle diocesi di Imola e Faenza all'interno di questa chiesa. Di San Giovanni Evangelista, che da quel momento diventa anche e Petronio dei Bolognesi in Roma. E infine 1663 il Collegio Comelli, l'illustre Domenico Comelli lascia 30.000 monete eh, d'oro in eredità per creare un collegio di giovani studenti di buona fama e vita. E ancora oggi c'è. Bene, abbiamo, avremo occasione di presentarle tutte e 28 le nostre storiche istituzioni. Oggi. Il nostro carissimo professor Corinaldesi ci parla dei Templari a Bologna. La parola a te, Roberto, e grazie sempre di tutto. Grazie infinite a tutti voi. È un piacere essere nuovamente con voi questa sera. Adesso provo a, ecco benissimo, ho le diapositive, a parlarvi di un altro argomento interessante per la storia della nostra città. Templare. Ora, indetta da Urbano II al Concilio di Clermont-Ferrand nel novembre del 1995, il 15 luglio del 1999, la prima crociata guidata da Goffredo di Buglione e Raimondo IV di Tolosa portò alla conquista di Gerusalemme. Dopo poco più di un mese di assedio, e dopo un brutale massacro sia dei combattenti che dei civili musulmani ed ebrei. Nel periodo che va dal 1099 alla caduta di San Giovanni Dacri nel 1285, vennero a formarsi in Terra Santa svariati ordini cavallereschi che venivano incentivati sia dalla Chiesa che dai sovrani europei. Al fine di stradarvi una serie numerosa di cavalieri che spesso erano dei turbolenti cadetti di nobili famiglie che vagavano, in giro, come ben sapete, in giro per l'Europa alla ricerca di onore, alla ricerca di fortuna. Ora, ai tempi della prima crociata, Goffredo di Buglione attivò a Gerusalemme l'ordine di aiutare i pellegrini che erano diretti ai luoghi santi. Poi vi erano inizialmente con una tonaca nera, che poi eh, in seguito diventò rossa, i Cavalieri dell'Ordine San Giovanni di Gerusalemme o Cavalieri Ospedalieri. Ospitalieri. Tra i più noti, vi erano inoltre i Cavalieri Teutonici, che, come dice il nome, erano germanici. Che erano caratterizzati dalle tunache bianche con una grossa croce nera. E infine vi erano i cavalieri del Tempio di Gerusalemme, o più comunemente detti templari, che erano di fatto i più gettonati di tutti, lo vedrete? Che erano caratterizzati da una tunica bianca e portavano sul petto e sul mantello una. Grossa croce rossa, patente cosiddetta, che rappresentava la Passione di Cristo. Bene, nacquero all'insegna dell'umiltà, come poveri compagni d'arme di Cristo e del Tempio di Salomone. Vivevano di elemosi, avevano fatto voto di consacrare la loro vita alla difesa della Terra Santa. Il sigillo più noto che oggi abbiamo li rappresenta in due un unico cavallo il riferimento sia al duplice ruolo di cavalieri di monaci sia al voto di povertà e sia all'aiuto reciproco che avevano giurato di darsi in battaglia e infatti in battaglia era loro concesso il grande onore di condurre sempre per primi la carica della cavalleria pesante cristiana che era una vera e propria truppa stata dell'epoca loro si consideravano i martiri della fede che serenamente uccidono e serenamente muoiono si presume che questa milizia abbia avuto origine tra il 1118 e il 1120 non soltanto allo scopo di proteggere i pellegrini diretti in terra, per terra santa ma anche di difendere la fede cristiana e il santo sepolcro. I fondatori furono nove e provenivano dall'ordine dei cavalieri del santo sepolcro. Erano guidati da un tal Hugh de Payne eh, che venne italianizzato in Ugo dei Pagani, un po', eh, come il nostro avvocato che prima mi ha presentato. Erano, non so se fosse parente, non lo so. Erano cavalieri che pronunciavano i voti come monaci e non monaci che si facevano cavalieri, come succedeva ad esempio per gli ospedalieri degli ordini san Giovanni. Ora, fin dal primo giorno eh, furono accasermati per concessione di Baldovino, che era re di Gerusalemme, nelle stanze che erano attigua al Palazzo Reale sulla spianata del Tempio di Salomone. Nel gennaio del 1129, nella capitale di Troia, Papa Onorio II riconobbe l'ordine e sei anni più tardi, nel 1135, San Bernardo di Chiaravalle, che aveva tra i fondatori lo zio che si chiamava André de Mombard, modificò. Fece alcune modifiche alla primitiva regola e quindi aggregò i templari all'ordine di San Benedetto. Infine, nel 1139, il Papa Innocento II ne sancì l'autonomia dai vescovi e dal clero locale, pubblicando una bolla dal titolo Omne Datum Optime. Ora a partire dalla Terra Santa, l'ordine si diffuse rapidamente in tutta l'Europa e qui si arricchì eh, notevolmente con eh, cospicue donazioni e con svariate attività finanziarie e commerciali. Pensate che i Templari svolsero anche importanti compiti per ordine della Santa Sede e in veste di ambasciatori, custodi di tregue, esattori delle decime a favore delle crociate. I vari paesi erano divisi in province e ciascuna provincia era guidata da un maestro, cui facevano capo molte case templari, di cui alcune erano fortificate dei propri castelli ed erano rette da precettori o commendatori, cosiddetti commendatori. I precettori non erano soltanto a capo solo di cavalieri e dei sergenti templari, che erano un po' diciamo gli attendenti anche in combattimento, ma anche di cavalieri laici, di cappellani, di ausiliari e di servitori di vario livello che erano presenti all'interno delle case. Ora un monaco inglese di nome Matthew Paris riportò nella sua cronaca maggiore scritta attorno al 1250 che in quell'epoca vi erano nel mondo cristiano circa 9.000 pensate commende e circa 870 tra castelli e forti affidati all'ordine qui facevano riferimento a vario titolo come vi ho detto quasi 100.000 anime tra frati e laici di queste però soltanto erano 8.000 Cavalieri templari combattenti, e di questi 3.000 erano stanziati in Terra Santa. L'ordine templare si insediò attorno al 1130, costruendo commende e magioni lungo gli itinerari più battuti dai pellegrini e dai crociati che andavano in Terra Santa. Bologna, posta sull'importante via Emilia e in stretto collegamento con la via Franchigena e la via Postumia, che erano un punto di passaggio sia per i pellegrini che per i cavalieri che per via mare o per terra andavano in terra santa, fu la sede più importante d'Italia dei templari a capo della provincia del Nord Italia, la cosiddetta Lombardia. Che comprendeva anche la Sardegna, a sud invece vi era la provincia di Apulia che faceva capo alla Commenda di Monte Sant'Angelo, mentre Roma era al di fuori da queste divisioni territoriali. Ora i Templari arrivarono a Bologna nel 1161 e stabilirono la loro sede nell'odierna Strada Maggiore. Vedete dov'è la freccia, no? Questa è una mappa del 1600, comunque si vede ancora molto bene. E eh, direi in quella che eh, fu chiamata la Magione di Santa Maria del Tempio, posta tra Vicolo Malgrado e Via Torleone. Eh, Via Torleone che divideva appunto la Magione Templare dal monastero di Santa Caterina. Alla Magione era annessa la chiesa di Santa Maria Maddalena, una chiesa di 23 per 10 metri, a un'incalata, con una, un ingresso che era come di regola per tutte le Orienti, eh, cioè verso via Malgrado in questo caso, chiesa che è stata demolita dalle bombe nel fine del 1943, nel corso della seconda guerra mondiale. L'entrata principale della Magione dei Templari eh, corrispondeva all'attuale Palazzo Scaroli, Palazzo Scaroli al civico 80-82 di strada maggiore. Ora, i rifacimenti nel corso dei secoli hanno modificato, se non la posizione, almeno l'aspetto del complesso, di cui resta una sala. Una sala detta Sala dei Cavalieri, che è conservata e che con, molto bene conserva il, il soffitto originale a travi lignee e le mura esterne, particolarmente spesse, con delle finestre a sesto acuto. Accanto, lo vedete sulla destra, sergeva con i suoi 24 metri d'altezza la Torre della Magione. Torre della Magione che il 12 agosto del 1455 il geniale architetto Aristotele Fioravanti trasportò, come ben sapete, per qualcosa come 18 metri e 24 centimetri, la eh, spostò letteralmente sollevandola su piani inclinati e rulli e fece questo per ordine di Achille Malvessi, che era il priore protempore dell'ordine dei Cavalieri di Malta, che come vedremo erano diventati proprietari degli immobili. La torre venne poi demolita nel 1825 per volontà di Luigi Aldini, che l'aveva eh, acquistata, e come era successo per i Malvessi precedentemente, pensava di poter trovare, il primo pensava di trovarli nei fondamenta sotto, questo pensava di trovarli tra le mura, se vi fosse lì, in qualche maniera, tra qualche pietra, dietro qualche pietra, nascosto un tesoro dei templari. Oggi, una lapide all'angolo di piccolo Malgrado, ricorda praticamente l'evento dello spostamento della torre da parte del Fioravanti che i templari bolognesi fossero particolarmente ricchi, si evinse dall'inventario che fu compilato all'atto eh, praticamente del sequestro dei loro beni. Eh, inventario che venne compilato da due domenicani: Guidone Bontalenti e Francesco De Mussoni. Erano sei pergamene: sei pergamene delle quali la prima. Ma a brasa per cui qualcosa fosse scappata. Eh, da queste pergomene risulta di fatto che oltre alla Magione e alla chiesa di Santa Maria Maddalena i Templari possedevano in città un'altra chiesetta, la vedete qui in basso a destra, che era la chiesetta di Santo Mobono nella parrocchia degli Alemanni, in più Possedevano 15 case con coperto il laterizio e 11 ettari che erano in città coltivati eh, un ettaro, scusate, in città coltivati ad orti, oltre a numerose proprietà nel contado, soprattutto verso oriente, nella parte orientale della città, accanto alla via Emilia. Beh, si può dunque parlare di un grosso patrimonio immobiliare che era eh, costituito tra città e contado di fatto, da due chiese, un palazzo, due chiese, tre casamenti, 24 con case di con i tetti integoli, o cosiddette allora si chiamavano occupate, e qualcosa come 400 tornature, vale a dire 83 tra circa, di terreno agricolo, che erano divise, per lo più erano per lo più in, arati, in arativo, ma per il rimanente prativo, vignetto o d'otto. Ora, nei magazzini della Magione si conservavano poi 31 castellate di vino. La castellata bolognese fa eh, portare il tutto qualcosa come circa 24.000 litri di vino, nonché dei contenitori per 153 corbe di grani vale a dire, anche in questo caso, 12.000 liste di grano, quindi una grossa quantità, come vedete di beni. Ora, il 18 aprile del 1291, allorché i mamelucchi conquistarono San Giovanni d'Acri, l'ultimo baluardo dei cristiani, eh, sulle mura, praticamente, di San Giovanni, morì il gran maestro templare Guglielmo di Boiot. In questo modo, con quell'evento, venne a mancare l'ultimo lembo di terra cristiana in Terra Santa. E con questo, di fatto, vennero a mancare i, co i compiti degli ordini che appunto là si trovavano. Ora, i teutonici spostarono la propria base d'azione in Germania e rivolsero, particolarmente nella Prussia, e rivolsero la propria attenzione ai paesi baltici. Per cristianizzare le popolazioni pagane la presenti. Gli ospedalieri, che erano nati per proteggere i pellegrini sulla via di Gerusalemme, costruendo per loro ostelli, ospedali, eccetera, continuarono a svolgere la loro attività. Prima a Cipro, da lì scazzati eh, dai turchi a Rodi, poi da lì scazzati ancora dai turchi a Malta. E da lì eh, divennero, come voi sapete, i Cavalieri di Malta che continuarono a portare avanti praticamente la lotta contro i musulmani, soprattutto nel Mediterraneo. Bene, eh, chi rimase di fatto a spasso furono i Templari. I Templari, il cui compito prioritario l'abbiamo visto, era quello di custodire il Tempio di Gerusalemme, e rimaneva a loro soltanto il compito militare di contribuire alla guerra marittima nel Mediterraneo contro i musulmani e alla riconquista nella Spagna e nel Portogallo. Massima parte quindi rientrarono nei paesi di origine per amministrare i loro ingenti patrimoni. Ora l'essere poi tanto ricchi non portò loro molto bene. Infatti mal gliene incolse perché provocarono odi, gelosie, nonché... La grande avidità di alcuni sovrani. Orbene, la storia racconta che il re di Francia Filippo IV, il detto il bello, che era pesantemente indebitato, soprattutto per le lunghe guerre condotte contro gli inglesi in generale, per una politica spregiudicata che aveva portato avanti per riunire di fatto la Francia sotto la sua corona. E tutto, questo, tutto questo consigliato da uno scaltro soggetto, il suo il consigliere Bertrand de Got, cioè Guglielmo di Nogaret, e con il consenso di un altro personaggio, tutto da, da vedere, che era il Papa, Bertrand de Got, cosa fece? Mosse a false accuse di eresia e di pratiche immorali. Nei confronti dei Templari, e il giorno di venerdì 13 ottobre 1307, ecco da dove viene che il venerdì 13 porti il pare da lì, fece imprigionare oltre 500 Templari francesi. Era ovvio lo scopo di incamerarne i beni. Eh, come di fatto il buon Filippo aveva fatto in precedenza con chi? Con gli ebrei, poi aveva cacciato, e con i banchieri fiorentini che aveva incarcerato prima e cacciato poi. Sette anni dopo, a seguito di un lunghissimo processo in cui fu fatto ampio uso della tortura per estorcere le confessioni, il 18 marzo del 1314 il già il Gran Maestro, Jacques de Molay e le più alte gerarchie dell'ordine furono messe a rogo sull'isola di Pont sulla Senna ora la domanda che si sempre posti è quali furono le ultime parole del maestro Jacques de Molay sul rogo documenti ufficiali riportano che chiese al Boia di allentargli un pochino le catene per congiungere le mani in preghiera e di poterlo girare verso la basilica di Notre Dame. La leggenda popolare dice invece che maledisse pesantemente il Papa e Filippo il Bello che guarda caso passarono una miglior vita il primo dopo quattro settimane e l'altro nell'autunno, cioè a distanza praticamente di pochissimi mesi. Nel frattempo la bolla papale vorile del 1312, lo scioglimento dell'Ordine. Come era stato in precedenza eh, stabilito dal consiglio di Vienne in Borgogna nell'ottobre del 1311. E un'altra bolla, a providam Christi vicari, eh, passava tutti i beni dell'Ordine dei Templari all'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Nessun cenno veniva fatto sul denaro dei cavalieri che per quanto riperito venne totalmente incamerato dalla corona di Francia a nulla valse la corata difesa condotta dal frate cappellano Pietro da Bologna che era un esperto di diritto altrimenti noto come Pietro da Montiacuto o Pietro Roda egli sparì minesterosamente dalle carceri di Parigi il 18 maggio del 1310 per comparire nel giugno dell'anno dopo nel consiglio provinciale dei Templari a Bologna e a Ravenna in, nel processo che era stato istituito mh, dal vescovo Rinaldo da Concorezzo, e il processo che poi come vedremo lo vide assolto. Passato nel 1315, all'ordine gerosimitano, cioè San Giovanni, eh, fu sepolto nel 1329, nella chiesa di Santa Maria del Tempio, sotto una lapide, dove fu inciso, ecco l'intrepido difensore di Cristo, riposo, amato. In sé. Il 24 agosto del 1308, il Tascherio, che era l'inquisitore per la Lombardia inferiore, anche a Bologna, fece catturare i templari e sequestrò i loro beni, affidandoli ai vicari, i suoi vicari che erano Guidoni e Bontalenti e Francesco De Mussoni. Il processo fu però caratterizzato da una serie di rinvii e dall'estrema mittezza in cui lo condusse Rinaldo da Concorezzo che poi diventò santo, come ben sapete, era l'arcivescovo di Ravenna e Bologna in quell'epoca faceva capo appunto alla diocesi di Ravenna. La tortura, infatti, non venne mai applicata qui a Bologna, a differenza di quanto accade altrove e com'è, Richiedevano a viva voce gli inquisitori domenicani che erano Niccolò di Ripatransone e Giovanni di Pisigoti. Ora, Rinaldo da Concorezzo ordinò ai templari bolognesi e della Bassa Lombardia soltanto di ritornare alle rispettive città e di presentarsi ai rispettivi vescovi per essere sottoposti a purgazione, cioè atti di contrizione e via. Di fatto a una totale assoluzione ma il Papa il Papa scrisse a tutti i membri della Commissione d'Italia Settentrionale in particolare al concorrenza accusandoli di non aver istruito il processo con la necessaria accuratezza e ordinandone il riavvio al più presto ora gli Arcivescovi di Pisa di Firenze obbedir sottoponendo a tortura i cavalieri contrariamente ai colleghi invece il ribocco Rinaldo non diede alcun seguito alle intimidazioni del Papa, i templari bolognesi vennero quindi rimessi in libertà. Comunque nel 1313, anche a Bologna, tutti i beni dei templari passarono all'ordine di San Giovanni di Gerusalemme e dopo vari passaggi di proprietà nell'arco dei secoli dai cavalieri di Malta addirittura fino alla cassa di risparmio. L'edificio della Magione fu poi lasciato in eredità nel 1942 dall'ultimo proprietario, il signor Enrico Pietro Scaroli, che era defunto senza eredi e che lo lasciò all'opera Pia dei poveri vergognosi, che lo ha poi affittato e che oggi appunto lo ha in affitto alla Polizia di Stato, alla Polizia Giudiziaria alla Belle Arti, alla provincia di Bologna, alle poste di telegrafi. Sì. Ora al posto della chiesa di Santa Maria Maddalena, che fu demolita dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, è stato edificato un palazzo moderno, insomma, che non è granché, non certo tra i più belli, come voi vedete, che è quello che noi possiamo vedere all'angolo praticamente con Vicolo eh, Malgrado. Ma torniamo alla storia dei templari. Come risposero in Europa, e a parte la Francia e l'Italia, i vari sovrani, praticamente alla bolla che fu messa dal Papa, la bolla facens Misericordia, che ordinava in tutta la cristianità la cattura dei templari e il sequestro dei loro beni? Ora, Riccardo, Re Riccardo II d'Inghilterra, Dapprima accusò eh, Filippo di eh, avidità, poi, forse perché anche ne aveva sposato la figlia, la figlia Elisabetta, ordinò l'arresto dei Cavalieri. Ne arrestò però solo un numero assai limitato, 280, che trattò con estrema clemenza. In Aragona, invece, il re Giacomo II dichiarò subito i Templari innocenti, ma volle mettere comunque le mani sul loro patrimonio. Ma e quindi fu costretto di fatto, a un certo punto dopo a fare che cosa? Eh, a una lunga guerra con i Templari, a una lunga guerra con Templari, a un certo punto, eh, espugnandole una alla volta i vari castelli. Ora in Germania, dove di fatto comandavano i Cavalieri Teutonici, i Templari furono, se no, invitati a comparire. A comparire a Magonza per, per discolparsi, e si presentarono addirittura armati, in uniforme, poi per essere di fatto prosciolti dall'accusa. Il più accorto di tutti, sicuramente, fu re Dionisi. Re Dionisi che era il re della Lusitania, che innanzitutto rifiutò di perseguirli e perché era di fatto riconoscente. Per l'aiuto che i templari gli avevano dato durante la Reconquista e, per la e nella ricostruzione del paese dopo le guerre. Li ospitò da veri amici in un suo castello di Castro Morin e dopo averli dichiarati innocenti, li lasciò tranquillamente ad amministrare i loro beni e, di fatti, eh, ben fece. Eh, fu costretto comunque a sopprimere l'ordine dei templari, l altro però. Non fece che mutarne il nome. Mutarne il nome e i Templari in di Portogallo diventarono i Cavalieri di Cristo. Poi negoziò con il successore di Clemente V, Papa Giovanni XXII, il riconoscimento del nuovo ordine e il suo diritto ad ereditarne i beni e tutte le proprietà dei vecchi Templari. L'ordine divenne presto ricche e potente e annoverò tra i suoi eh, maestri quel ricco secondo, ricco navigatore che fece del Portogallo una grande potenza marinara e non per nulla, se ci pensate bene, il nome del paese deriva da Port Ugal, Porto del Gral. E in più luoghi si può vedere che cosa, si può vedere la croce greca patente. Ora vi domanderete, e eh, poi cosa ne fu dei Templari? Secondo alcuni, prima della morte sul rogo, Jacques de Molay avrebbe affidato la guida dell'ordine a un cavaliere, Jean-Marc l'Armenius o dell'Arménie, che avrebbe stilato un documento che fu poi chiamato Carta di Larmenius o Carta Trasmissionis, che veniva firmato ovviamente in segreto dai maestri che si erano seduti nei secoli. Questo documento, dei più ritenuto un'abile falsificazione, fu reso pubblico nel marzo del 1705 da Filippo II, duca di Orleans, che era nipote. Del sole, Luigi XIV, e reggente di Francia fino alla maggiore età di Luigi XV. Egli si dichiarò successore dell'ultimo maestro, Henri Jacques de Dufour, e convocò a Versailles un capitolo generale che l'11 aprile lo riconobbe gran maestro. Prese così via il cosiddetto neotemplarismo. Che ha visto nascere nel tempo una miriade, veramente, di gruppi spesso altamente conflittuali tra loro, che rivendicano tutti di essere gli unici autentici eredi degli antichi Cavalieri Templari. Laici sono sempre in genere richiamati a valori religiosi cristiani e caritativi. Molti hanno dichiarato di riconoscere l'autorità del Pontefice e della Chiesa Cattolica. Mentre altri eh, le sono stati apertamente ostili, ritenendo la Chiesa corresponsabile della fine dell'antico ordine. Va detto peraltro, questo, che la Santa Sede riconosce ora, tuttora ufficialmente, solo due ordini: il sovrano militare ordine di Malta e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. L'ordine scomparve, scomparve assieme a molti dei suoi componenti, con la Rivoluzione Francese. Ma nel 1804 fu ricostituito da un personaggio un po' controverso, tal Bernard Raymond Fabré-Palapra, che era un medico un ex seminarista. L'antico e sovrano ordine militare del Tempio di Gerusalemme fu visto di buon occhio da Napoleone e gli serviva per contrastare le posizioni antimonarchiche della massoneria, da cui L'ordine si dissociò ufficialmente nel 1811, ma a Palaprà finì per allontanarsi anche dalle posizioni cattoliche, ormai fondando addirittura nel 1828 una nuova chiesa, la Chiesa gioannita, che sosteneva sulla base ovviamente di un manoscritto verosimilmente falso che Gesù. Avrebbe scelto come suo successore terreno non Pietro, ma San Giovanni Evangelista. Ora, dopo numerose scissioni e, so e soprattutto per la posizione anticattolica e una serie di brevi riconciliazioni, l'ordine tornò in sonno nel 1871. 1871 per essere poi ricreato a Bruxelles nel 1894. Dopo alcune diaspore, nell'arco degli anni 40, d'essere passato nel 1945 sotto la reggenza di Antonio Pinto de Susa Fontes, si è giunti nel 1995 alla Costituzione dell'Ordo Supremus Militaris Templi Ierosolimitani. Ciò non ha impedito la nascita, come premesso, sia in Europa che in Italia, di molti gruppi che dichiarano di, di dedicarsi alla carità e al volontariato. Eccone qui alcuni e poi neanche tutti. Ora, l'Ordo Supremo cioè Militari Stempli e Rodolimitani, o OSMTH, rappresenta oggi la più grande associazione neotemplare, la più importante, diffusa in 35 paesi del mondo. Costituito nel 1995, è stato registrato in Svizzera nel 1999 e dal 2002 è riconosciuto dalle Nazioni Unite come organizzazione non governativa e membro consultivo del Comitato economico e sociale di questo. È afferma di essere una, una società cavalleresca cristiana ecumenica, dedita alla solidarietà, alla formazione e alla ricerca storica. A capo è stato recentemente nominato uno svizzero, Jacques Charles Dubot. A Bologna, Bologna, oggi rappresenta una delle sette commende in cui è diviso il Gran Priorato Generale d'Italia, che conta oltre 100 cavalieri. Ora, il dottor Emanuele Parisini, che è un commercialista, noto commercialista bolognese, ricopre oggi il prestigioso incarico di commendatario della Fra Pietro da Bologna, con lo scopo di mantenere vivo il ruolo importante della nostra città, ha svolto nel passato nella storia dei Templari. Con ciò vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione, non senza dimenticare come al solito quanto ci sono vicini e di vi supporto in queste nostre chiacchierate. Grazie di cuore a tutti. Bene, grazie Roberto a te, è stato veramente molto molto interessante, abbiamo visto anche luoghi di Bologna che abbiamo capito nella loro funzione. Ringraziamo anche l'associazione Succede solo a Bologna che garantisce eh, I collegamenti e garantisce eh, il nostro giovedì, il nostro incontro. Oggi c'è stato qualche piccolo problema nella ricezione, alcune parole non si sono sentite adesso. Dovremmo intervenire, c'è stato qualche piccolo problema, ma è normale. Insomma, può succedere quando ci sono molti collegamenti. Io ho già alcune domande, invito tutti a farle in domande e risposte. Trovate il bottone, il pulsante in basso sulla sinistra, dove potete scrivere la vostra domanda, che leggerò. Se qualcuno vuole apparire in video, ben volentieri. E alcune sono già arrivate, e Giulio ci segnala infatti qualche problema nella ricezione. Chiediamo scusa a lui e a tutti i nostri eh, telespettatori, ma purtroppo c'è stato qualche piccolo problema. Poi, eh, eh, no, io non sono un erede dei Templari. L'hai detto prima, abbiamo lo stesso nome, ma non sono non ho nessun parente, anche perché ero un francese, se ben ricordo, quel fondatore, giusto? Esatto, però non si sa mai, eh. Non si sa mai. Io sono bolognese doc e quindi non sono un parente, ma questo penso che sia una battuta. Poi Francesca esiste ancora oggi a Bologna l'Ordine dei Templari, forse questa l'aveva fatta la domanda prima della tua parte finale. Sì, esiste e, e Roberto ci ha presentato anche in fondo non so se vuoi dire qualcosa anche sulle attività che svolgono. Tu mi sembra che hai partecipato anche una volta che hai tenuto una relazione e un incontro storico da loro per presentare questa tua, questa tua ricerca. Eh, come, vi, come vi avevo detto, di raccolta storica, di tutto quello che si può riconoscere appunto sulla storia templare, che è molto importante. E sono state pubblicate in diversi note, volumi, anche se diciamo la verità, e poi opere mh, veramente di solidarietà e di carità, moltissime. Quello che voglio dire è che, di fatto, ad esempio, è contraddittorio a un certo punto il discorso delle proprietà, per quello ci sono state scritte tante cose, ma anche tante cose ne sa. Perché, ad esempio, eh, io ho letto su alcuni siti, in particolare siti anche ufficiali, diciamo bolognesi, mh, di alcune proprietà diciamo, dell'ordine dei templari che di fatto non lo erano, erano, già di, erano di altri ordini, in particolare dell'ordine di San Giovanni. Esempio, la parte dove è stata costruita diciamo, San Petronio, quel lotto di terreno dove è stato costruito San Petronio, pare fosse precedentemente dell'Ordine di San Giovanni. E qualcuno ha scritto in qualche sito che era dei templari e che le proprietà dei templari arrivavano fino a Piazza dei Celestini. Oggi abbiamo la possibilità. Anzi, le avevamo anche prima. Ma comunque è stato interpretato molto bene. Ci sono tutti riportati tutti i documenti che riguardano proprio i passaggi di proprietà. Quando ci fu l'esproprio, quelle famose sei pergamene. A un certo punto sono state messe a disposizione ed è possibile, a un certo punto, sapere dettagliatamente uno per uno cos'era, dove erano sia eh, le case sia i poderi sia tutto quello che era di proprietà dei templari. Addirittura in un sito bolognese si dice che c'erano quattro chiese, e non è vero, ce n'erano due, c'era la, ch la chiesa appunto della Magione e c'era Santo Mobono, erano le due dei templari e basta. Cioè bisogna, bisogna fare un po' d'ordine in questo, ad esempio in questo si danno da fare i templari, propri, i neotemplari bolognesi, e, se, proprio per cercare di far dire le cose come veramente stanno evitare dei falsi storici che se no si perpetuano e diventano, diventano storia vera, latina. È verissimo. Ci sono due domande che sono molto similari, le vado a leggere tutte e due assieme. Lamberto che dice «Nessun rapporto con il sovrano ordine di Malta?» e Donatella che dice: Non ho capito, professore, se a Bologna coincidono con i Cavalieri di Malta. Ecco, scusami, anche qui ho perso un pezzo. Ah, scusami, allora forse Lamberto allora. chiede se allora, c'è un rapporto con l'ordine ah, no, di Malta. Ma poi, allora allora e Donatella ma erano, se coincidono erano, con i cavalieri di Malta. Erano due ordini, due ordini che erano nati tutti e due in Terra Santa. Chiaro il problema. L'ordine che si chiamava di San Giovanni, che poi è diventato prima dei cavalieri di Rodi e poi è diventato dei cavalieri di Malta, che cominciavano, avevano all'inizio una casacca, cioè una tunica nera con la croce bianca e poi diventò rossa con la croce bianca. Chiaro, questi sono i cavalieri di Malta. Sono diventati i cavalieri di Malta nel 1530, quando a un certo punto Carlo V. Che era eh, in quanto eh, reggente di, di Sicilia, a un certo punto dette, donò all'ordine di Malta l'isola. Donò l'isola perché loro, scazzati da Rodi dai turchi, per circa vent'anni o giù di lì o più, rimasero eh, senza, senza sede. no? Per quanto riguarda il rapporto con i templari, a un certo punto loro ereditarono di fatto tutti i beni immobili dei Templari. Quando a un certo punto il Papa decise, lo scioglimento dell'ordine Clemente V decise di sciogliere l'ordine dei Templari, passò tutte le proprietà dei Templari all'ordine di San Giovanni, cioè quello che è diventato l'ordine di Malta. Chiaro discorso né più né meno, e molti dei templari bolognesi che erano stati di fatto a un certo punto scagionati passarono nell'ordine di San Giovanni, ecco l'ordine di Marta, l'ordine di San Giovanni è l'ordine di Marta. Allora, Pierluigi stato... Costa ti pone una domanda storica, molto a mio parere difficile, ma molto bella. Eh, professore, ha qualche informazione sulla supposta preesistente conoscenza dei templari di quello che sarà il continente americano scoperto poi da Colombo? Si dice che i templari, quindi, lo avessero già scoperto prima o lo avessero? Sai qualcosa su questo? Allora, i templari portoghesi, cioè, come abbiamo detto, furono dei grandi navigatori, furono di fatto la potenza. Navale del Portogallo e l'ascesa la, del Portogallo economica, eh, non tanto in terra perché avevano di fianco un vicino, e lì furono molto furbi. Perché avevano vicino un, un cliente che non era molto gradevole, che era la Spagna, loro decisero per una politica diversa: si buttarono sul mare. Sul mare diventarono quei grandi navigatori che crearono colonie in tutto il mondo, in particolare nella Sud America, il Brasile. Il Brasile faceva parte del grande impero portoghese. No, che i templari conoscessero prima l'esistenza del nuovo mondo non mi risulta, direi, non, direi di no, se, se perlomeno. Non ci sono fonti in questo senso, mi pare un pochino, un pochino zardare come cosa, come ipotesi. Sicuramente, sicuramente sul mare ci andavano, ci andare, ma ci andavano dopo. Dopo che a un certo punto furono sciolti, insomma potenza, il Portogallo diventò una potenza marinara proprio in funzione del grande aiuto anche economico che fu dato all'Oreo templari supportarono di fatto la scelta del portogallo yeah, yeah, Ma... yeah. An... antonio come fa un... come avete visto Enrico, il navigatore no. pronto e eh, ogni pronto. tanto va via ogni tanto roberto vai via però cerchiamo di arrivare fino in fondo ogni tanto c'è eh. qualche problema io ho l'ultima domanda che è di antonio che dice ma professore, ci dica la verità: il tesoro è nascosto ancora da qualche parte a Bologna? Iniziamo a scavare? Oddio, già di scavatori ce ne sono abbastanza, Ropersi le balle a Bologna, chiedo scusa, facendo ah, buchi dappertutto. No, a parte, quello, a parte quello, il problema è molto semplice. Sicuramente, quando io ho detto che il decollo del Portogallo è merito dei Templari, perché stupidi fino in fondo non erano quando a un certo punto eh, insomma allora non c'erano non c'era internet non c'erano i, i telefonini per cui a un certo punto davano eh, diciamo la notizia arrestati i templari e in cinque minuti arrestate pagani stati con i regali in cinque minuti arriva la polizia ci prende ci carica allora tempo che un certo momento Filippo mettesse fuori dicesse becchiamo i templari in Francia li avevano beccati quasi tutti perché ne hanno beccati un certo numero ma nel resto del mondo sono scappati come delle lepri e con loro hanno caricato dal momento che avevano una grandissima flotta mercantile perché avevano, er erano diventati degli splendidi commercianti i, i templari avevano queste flotte che andavano per il Mediterraneo con uno spettacolo loro sono scappati addirittura, si parla della famosa fuga da San Giovanni, quando scapparono attraverso questi cunicoli che avevano creato sotto San Giovanni, imbarcarono probabilmente non solo i cavalieri, ma imbarcarono tutto quello che avevano, un sacco di soldini. Allora, tutti questi soldini. Li hanno portati in quel posto sicuro che probabilmente era proprio la Lusitania, che, che poi diventò Portugal. Ecco, Portogallo, io la vedo così. Beh, eh, scavate finché volete, ma mi è detto che sono troppo. <ride> <ride> allora, un'altra domanda della signora Concetta: i templari sono templari i cavalieri che una o due volte all'anno fanno la guardia in Santo Stefano al Sepolcro? No, quelli sono i cavalieri del Santo Sepolcro, credo. Basta vedere come com hanno la, la, la cosa, come hanno la, eh, il mantello. O sono i cavalieri di Malta o di Santo quelli, Francamente non lo so, credo siano quelli di Santo Sepolcro. Allora chiediamo alla signora Concetta di chiederlo la prossima volta, va là, glielo chiede, così poi ce lo dice anche a noi, così sappiamo. Non, non, del Santo eh, non penso che i Templari facciano questo servizio. Magari lo chiediamo al nostro amico... Emanuele. Allora, un'altra domanda, sempre di Pierluigi Costa, che ringraziamo sempre perché è bravissimo e ci segue eh, in ogni nostro incontro. Allora, eh, Pierluigi dice: Il Pietro Roda da Monte Acuto sarebbe la nostra località di Monte Acuto delle Alpi di Littano in Belvedere? Quella di Liffano in Belvedere, vicino a Bologna, provincia di Bologna. No, no, infatti, è infatti, si chiama. Si chiama... Cioè, Pietro, infatti lo chiamano Pietro da Montacute in alcuni diciamo, testi, quel oppure salta fuori come Pietro Roda, oppure salta fuori come Pietro da Bologna. Quando si parla del processo a Parigi, è Pietro da Bologna. Poi lo vedi a Ravenna, che è ancora Pietro di o da Bologna. Quindi è sempre lui. Sempre lui che gira, che morì appunto nel 1328. Perfetto, e morì da, da monaco, del, monaco dell'ordine dei cavalieri di San Giovanni, diventati poi di Roma. Benissimo, ci risponde ancora la signora Concetta e quindi l'assumiamo come nostra investigatrice per Santo Stefano. Lei vada e chiede informazioni per conto nostro. Bene, io non ho nessun'altra domanda. Allora, intanto vi invito al prossimo incontro, che è giovedì prossimo, 14 marzo, parleremo della Società Medica Chirurgica Bolognese, la più antica del mondo. La Società Medica è un'istituzione della nostra consulta, il professore ne ha fatto parte la diretta per tanto tempo, e, oggi, e parleremo di questa che è la più antica del mondo come Società Medica Chirurgica Bolognese, ancora operante sul territorio. Quindi vi aspettiamo tutti il 14 marzo, giovedì alle ore 19, sempre via Zoom. Grazie al professor Corinaldesi e grazie a tutti voi che siete rimasti con noi. Un saluto.